Buonasera, buonasera a tutti. Io mi chiamo Ezio Turchetti. Allora, iniziamo subito perché abbiamo pochissimo tempo. Quindi voglio presentarvi la New Look Fashion Style che ogni anno organizza. Questo è il titolo dell'evento, eh? È il titolo. Stiamo parlando di moda e bellezza. La ditta New Look si trova a Pontinia, in via Filippo Coridoni, e la titolare si chiama Anna Bottoni, che ormai è diventata famosissima con questo negozio, eh? È una persona veramente in gamba. Lei è la mente ed è sostenuta da un'altra mente, penso, diciamo il braccio, ma forse lui è anche quello che dà un bel supporto, che è marito e si chiama Christian Vitali. Facciamo un applauso a tutti e due perché se lo meritano. Comunque, la signora Anna è esclusivista della provincia dei prodotti professionali Tare, marchio spagnolo di eccellenza nel campo delle acconciature e dell'estetica. Questa sera presenta le proprie acconciature per grandi e piccoli in collaborazione con Livia Macciacchera, l'abbigliamento per bambini di 2M Kids di Pontinia in via Cesare Battisti. Esclusivista Boboli e l'abbigliamento per adulti di New Look di Elvira Ronci di Pontinia in viale Italia. Poi, prima di iniziare la sfilata New Look Fashion Style, vi voglio ricordare che è presso il salone New Look di Anna Bottoni. La giornata del giovedì è riservata ad una speciale promozione valida per sempre e che consiste in uno speciale prezzo di €8,50 per la messa in piega. Oh, l'evento sarà trasmesso in differita su SL48 per le date di messa in onda seguite da pagina Facebook New Look Parrucchiera oppure il sito ufficiale www.newlookparrucchiera.it. Bene, a questo punto possiamo iniziare, dare inizio alla sfilata, ma prima di iniziare voglio presentarvi una, diciamo, la madrina della serata che ogni anno si presenta qui umilmente ed è una ragazza fantastica, si chiama Stefania Maule. Lei ha 20 anni, è di Aprilia ed è stata eletta Miss New Look del concorso Un Volto per il Cinema del 2014, mentre nel 2015 è tra le 11 finaliste Curvi di Miss Italia. Da poco, da non molto, insomma, è diventata anche, anche istruttrice di bodybuilding e fitness. Ve la presento ed ecco a voi Stefania Maule. Gli facciamo fare una sfilata, una piccola passerella, dai. È uno spettacolo. Si vede che è insegnante di fitness. Ciao Stefania. Vuoi fare un altro giro? No, dai, dai. Aspetta, mi metto i tacchi anch'io, eh. Sono basso. No, tranquilla, è altissima, è altissima. Senti, Stefania, come mai questa scelta di diventare modella e, a parte adesso, la tua, diciamo, la seconda attività, no? Sì, che faccio. Sei anche personal trainer, sì, giusto? Personal trainer. Non l'hai acceso il microfono? Sì, sì. Ok. Avvicina un pochino, se no non sentono, eh. Va bene. Sì, faccio l'istruttrice di bodybuilding e fitness, sono personal trainer e gareggio anche come bikini fitness, insomma, nell'ambito del bodybuilding. Ma dimmi, la scelta proprio per fare la modella, come ti è venuta? In realtà ho cominciato per gioco, cioè non perché sei giovanissima, sei giovanissima. Programmato. Mm-hmm. E feci questo concorso e conobbi Anna che insomma mi fece l'acconciatura e poi mi premiò e mi diede la fascia col nome del negozio e così la conobbi. E quindi ogni anno torno qui. Brava, è bellissima, una bellissima ragazza. Vogliamo fargli un applauso perché lo merita. Oh, vabbè. Allora, ma come hai conosciuto Anna? Voglio sapere. Facendo, praticamente feci questo concorso un volto. Ti ha visto lì lei? Ti ha visto sì, lì? Mi fece l'acconciatura e diciamo parlando, perché poi comunque sono stata tutto il pomeriggio lì al negozio, quindi parlando è uscita un po' la mia storia. Io prima praticamente pesavo quasi 100 kg. Addirittura? Sì, no, non ci posso credere. È uno spettacolo, è una statua. Spettacolare.
veramente? Grazie. 100 kg? Quasi, 97. Vabbè, sei anche alta, eh? Sì, no, anche no, dire questo. Sono 1,75 m, non sono bassa. Insomma, non so, puoi fare la modella, puoi fare la modella. Adesso sì. Bene, bene, Stefania. Senti, allora questa sera sarai la madrina. Con molto piacere, onoratissima. Ci sentiamo tra un pochino. Intanto presentiamo la sfilata, ok? Ti ringrazio. Grazie. Lo porti di là e lo spegni il microfono, eh? Ok? Grazie. Lo porto io. Grazie. Prego, sulla passerella. Grazie. Un bel applauso, più forte, più forte. Oh, adesso sì che si sente.